Ciao a tutti, ciao, bentornati sul mio canale. Allora, prima di cominciare, voglio ringraziare tutti indistintamente, nuovi iscritti, vecchi iscritti, grazie, 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 grazie. Nel video di oggi parleremo ancora di tre profumi arabi, profumi gourmand, profumi dolce. Continuiamo sulla scia dei profumi arabi gourmand. Trucco che sto indossando, un trucco un po' amortissimo, ma oggi mi andava di fare così. Vedete, tutto sul tono del viola, esageratamente viola. E tutto questo con il rossetto, un rossetto di NYX, di una vecchissima collezione, ma io ce l'ho, è sempre top. Sempre lucido, sempre profumato, no, non c'è cattivo odore, niente, anzi è buonissimo. E questo è il BLS 25. Il nome non saprei perché si legge troppo, è troppo piccolino. È di NYX, di questa linea, è stupendo. Non lo uso moltissimo perché vedete è un colore molto particolare, ma oggi mi andava di osare un po' di più. La palette, sto indossando questa palette che si chiama Chivor Choir, Chivor Choir, non lo so, le sorelle Martinez mi ammazzeranno perché ho ammassato il nome, di Ade Cosmetic. E questa è la palette che la trovo che è fantastica. Io ho usato questo viola per la transizione, poi ho usato questo nell'angolo esterno con un cappellino di questo proprio nell'angolino, angolino, triangolino. Poi ho usato questo viola, questo e questo come shimmer, brillantini. Stupenda questa palette, bellissima. Allora, andiamo a noi, andiamo a noi. Mettiamo la palette di qua perché se mi rompe mi amma, muoio visto che una palette costa un occhio della testa. Allora, vedete il colore bellissimo, sono bellissimi, bellissimi, bellissimi. Adoro, adoro, adoro. Non lo so, qualcuno mi dirà sembra una pagliaccia, ma a me mi piace moltissimo. Allora, come ho già detto, parleremo di tre profumi. Aspetta, mi accomodo, mi metto più avanti, scusate, perché mi sento scomoda qui così. Parleremo di tre profumi arabi gourmand. E il primo è un profumo che io ho di già, ma ho sentito dire, una mosca diceva, che andrà fuori di produzione, diventerà un discontinuato. Io ho detto, wow, allora me lo devo ricomprare. E parliamo di Nishan di Latafa. È un profumo che anche se non c'è dichiarato le sue note, questo è una vaniglia, scusate, che se no dopo mi suona il telefono, scusate, 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 ecco, scusate, mettevo la, mi sono scordata, la modalità aerea, perché se no dopo mi suona il telefono e si mi blocca il video. Allora, questo anche se non viene dichiarato, è una vaniglia in tutti sensi, una vaniglia dolce, una vaniglia fresca, una vaniglia un po' verde, una vaniglia molto particolare. Per me è il mio profumo preferito della mia collezione di profumi arabi. Per me lui è il mai più senza e quindi ho voluto in tutti i modi, quando ho sentito che va fuori produzione, comprarlo sul sito di Oriental Dream Drang, Oriental Dreams, che è il 100 ml a 19 € se non mi sbaglio, quindi ho detto non lo posso lasciare lì, assolutamente mi devo ricomprare uno perché, eccolo qua, perché, ora lo fa vedere se non sembra che dico balle, cosa che sapete che mi consta che io non dico balle, però eccolo. Eccolo, 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 eccolo. Super top. Super top, ora me lo metto dentro. Super top perché sì, lo levano, io almeno ne ho già un altro, perché è un profumo davvero, gente, se non ce l'avete, io ve lo super, super, super consiglio.
è cascato? Ma che è cascato? Che paura, non c'è niente per terra. Qui c'era spiriti, non cascava niente. Mo'? Ma c'è spiriti! Comunque è un profumo che io ve lo super 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 consiglio, dovete averlo, è una vaniglia spettacolare, nessuno direbbe che qui è un profumo arabo, è un profumo, una bottiglia pesantissima, molto elegante con questo brillantino nero qua, e è un profumo veramente super persistente, super denso, cremoso, è un profumo appunto una vaniglia verde, una vaniglia molto particolare ma molto bella, è persistentissimo, è un profumo che è legnoso, speziato fresco, ambrato, talcato, speziato caldo e anche muschiato. E alle note ci viene detto, dichiarato, in testa legno di guaiaco, nel cuore noce moscata, nel fondo incenso, sandalo, casmerai. Quindi, come avete capito, la vaniglia non viene dichiarata. Invece, questo è vaniglia, vaniglia e vaniglia. In testa, nel cuore e in fondo. Questa è una vaniglia veramente come Dio comanda. È una vaniglia spettacolare. Se vi fidate di me, questo profumo, approfittate che è il 100 ml 19 euro su Oriental Team, perché su altri siti non lo trovate più, perché su altri siti non si vede più, né su Vivante, né su Notino, su nessun sito lo vedete più, quindi perché sta sparendo e sta andando via, quindi compratelo, compratelo, ve lo super 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 consiglio. Quindi Nisha di Lataffa è un profumo che appunto imita un profumo di nicchia, di quel brand lì che si chiama Nisha, anche lui mi sembra, quello con l'etichetta nera. È spettacolare, questo profumo è davvero spettacolare, quindi super super consigliato. Vado a randa perché ho il terrore che questo video faccia blu. Allora, che ho preso? È l'ultimo ultimo ultimo profumo di Giara, e qui parliamo di Giara Candy. Giara Candy è uscita negli anni con quattro flanker di Giara femminile, quattro tipologia, quindi quello rossina chiaro, quello bianco, quello tutto giallo e questo ora fucsia. Poi ce n'è un'altra due versioni da uomo, che è uno azzurro e uno nero, che io ho quello nero con l'azzurro no, e questa volta abbiamo preso lui, bellissimo. La scatola è molto bella, vedete, sempre tutta fucsia, è stupenda. E il profumo è questo. Io ce l'ho tutti perché Yara è stata il mio primo amore quando ho intrapreso questi acquisti verso i brand arabi. E quindi Yara è stato uno dei primi perché era colui che assomigliava più ai miei gusti, colui che aveva questa parte lattonica, il primo, questa parte caramellosa, lattonica, dolce, vanigliata. E da lì è venuto fuori il bianco, che è sempre sul dolce ma sui fioriti, poi dopo quell'arancione che è quello fruttato che c'è la nota del mango, e poi lui che è un gourmand, che ha queste note dolce, zuccherine, con quella nota di caramella gommosa col gusto di fragole e con il gusto anche di cocomero, quindi molto fruttato, molto zuccherino, ma troviamo che è un vanigliato appunto fruttato, talcato, poi troviamo che è un po' legnoso, troviamo questi fiori bianchi, tanti fiori bianchi qui dentro, troviamo questa parte agrumata, infatti c'è quelle caramelle gommose anche un po' all'arancio, al mandarino, al cocomero, alla fragola, tutte zuccherine che troviamo fatte a ciambellina nei sacchettini a giro per il supermercato, o anche le vancherelle quando andiamo sulle feste paesane. Poi troviamo che è aromatico e speziato legnoso e anche ha questa nota che dichiarano animalica, che io non sento, però c'è perché viene dichiarata. Allora, nelle note di questo profumo troviamo in testa Rives nero stangerino verde con un cuore di strawberry, Frix candy
e gardenia con fondo di vaniglia, ambra, sandalo e muschio. Quindi un profumo. Tonio, stai andando via? E dove vai? E dove ti devo cercare per andare al lavoro? No, stop. No, perché non si vede. Non posso trovare se non lo continuo. Dopo ci sentiamo al telefono. Un profumo davvero che sa di gommose, di caramelline gommose, di zuccherine fruttate. È bellissimo, è davvero molto molto bello, oltre che il suo colore è di una bontà questo profumo. Allora, io lo sto testando e al momento è vero che è un profumo che deve ancora macerare, che deve ancora, ciao, che deve ancora addensare, come tutti i profumi, deve stare un po' lì prima di sentire veramente che questo profumo veramente ha una persistenza wow, si deve aspettare. Al momento, di tutti quelli che ho, è quello che mi ha una durata più bassa al momento, ma è anche vero che gli altri sono già qualche anno che sono lì, qualcuno 3, qualcuno 2, qualcuno 1, insomma è un po' che sono già lì, quindi hanno un po' addensato e questo è l'ultimo arrivato, quindi dobbiamo darle tempo che lui diventi cremoso, diventi denso, diventa buono, ma è buonissimo, solo che la persistenza appunto ancora deve aspettare. E ha un packaging meraviglioso, un colore spettacolare, adoro, adoro, amo questo colore, ce l'ho anche una maglia, anche una tuta, perché mi piace tantissimo questo fucsia, ma un fucsia non brillante, un fucsia un po' bruciato, un po' bruciacchiato, è bellissimo, è bellissimo, è bellissimo. Quindi già la Candy della Taffa. Poi andiamo all'ultimo, ma non per importanza. Lo prendo, non lo prendo, lo prendo, non lo prendo. Poi ho visto una YouTuber che seguo, che adoro, che ha parlato di lui. Lei non è italiana, lei è di Santo Domingo, ma sta in Germania. E quindi lei è, come si chiama? Perché io qui non ho un problema, eh? Comunque non me lo ricordo, ma avete capito chi è. Lei, io mi fido tantissimo dei suoi gusti e quindi sono andata subito e me la sono comprata. E parliamo di Chahaf Vanille Toffee with Arabian. Tanto il packaging, questo giallo senape, è meraviglioso. E qui il profumo è lui. Di questa categoria mi manca solo quello rosso e dopo me lo comprerò. È un profumo spettacolare. Anche qui deve macerare come tutti i profumi. Devi stare un po' lì. E il Pega c'è sempre il solito di tutti, di questa linea. Solo che è giallo, o giallo, un po' giallo, senape, spettacolare, bellissimo. Adoro, amo, amo, amo. Allora, questo profumo è stato. Appena l'ho sentito che è arrivato, è stato wow, un po' no, un amore, perché questa vaniglia toffee mi ha fatto un po', mi ha fregato, poi mi ha fregato il fatto appunto della recensione di Karima. Invece sulla mia pelle, me lo sono data appena arrivato, mi è arrivato quando ero al lavoro e me lo sono data. Ha questa vaniglia, ha questo toffee, questa caramella vanigliata, mu, ha questa che si sente molto, ma ha questo caramello un po'. Allora, mi spiego meglio. Praticamente quando facciamo. Questo è il mio parere, poi ognuno la vede a modo suo e la pelle di ognuno di voi si manifesta in maniera diversa perché c'è il pH, eccetera, eccetera, eccetera. E la mia pelle mi ha dato questa sensazione di, cioè, avete presente quando fate il caramello nel tegamino con un po' di acqua e una goccia di limone per farlo caramellare? Perché dobbiamo fare un dolce. O quel dolce con l'ananas che va messo le fette d'ananas e poi va rigirato, o il cream caramel, o il budino, il latte alla portoghese, eccetera, eccetera, eccetera. Ma prima viene fatto questa base di caramello. Quando il caramello arriva, si scioglie tutto e arriva la parte caramellosa, che diventa un colore dorato tipo ambrato, che lo provate col cucchiaino
su un posto di lavoro per vedere se ha cristallizzato, se ha caramellato. E questo caramello trasparente dovuto alla goccia di limone, perché sennò diventa più zuccheroso, cristallizzato, che ha questo colore dorato ambrato e che è già pronto. Invece in questo caso qua è il solito caramello, ma leggermente un pochino più cotto, andando verso la parte bruciacchiatina, non bruciato, perché bruciato diventa amaro, no, sempre dolce, ma un pochino di più di quello che deve essere quando dobbiamo fare un dolce che è dorato ambrato. In questo caso lo lasciate qualche minuto in più e viene più marroncino, non più ambrato, ma più sul marroncino. Quindi se lo lasciate un po' lì brucia e quindi lo dovete subito levare. Quell'odore del caramello un po' che sta andando quasi sul bruciato, ma non è ancora bruciato. Però sento quell'odore di arrostito, di caramello un po' bruciacchiattino, un po' questo. Quindi se non mi garba, se non mi piace sentire addosso questo odore di caramella mou, vanigliata, un po' zuccherino, un po' bruciacchiato, un po' arrostitino così, questo non è il profumo per voi, perché si sente molto, almeno sulla mia pelle si sente tantissimo. Io ormai ce l'ho e di certo non lo do via, non lo cambio, lo tengo perché amo questa collezione, questi profumi di Wix Arabia, che è uno dei brand miei preferiti di Lataffa, e adoro dei profumi arabi, adoro Lataffa, e Lataffa è migliorata tantissimo negli anni, metto Taffa e Taffa. E è migliorata tantissimo negli anni, ancora meglio, ma io l'ho sempre amata fin dall'inizio, la Taffa. Poi Wix Arabia, anche lui è un mio brand che adoro, e secondo me hanno delle qualità wow. Però sicuramente quando lo userò mi darò un altro profumo più vanigliato, magari anche questi due secondo me si stanno bene insieme, perché questo è un vanigliato più fresco, più verde. Perché se non si sente tanto questa parte caramellosa, bruciacchiata. Quindi con questa chicca io ho finito. Io spero che questi tre profumi vi siano piaciuti. E sono gli ultimi miei acquisti da una settimana a questa parte, perché ora non ho più acquistato, perché non ho più un quadrino, siamo a fine mese e non ho più un quadrino fino al prossimo mese, non ce ne più acquisti in questo canale. E quindi io vi aspetto, io vi ringrazio, io vi aspetto a domani con la rotazione di profumi settimanale. Vi mando un grandissimo bacio, come sempre vi invito a iscrivervi. Se non l'avete ancora fatto, attivate la campanella e per non perdere i miei prossimi video, sempre, sempre, se ne avrete voglia. Quindi vi mando un grandissimo bacio e vi dico buon fine settimana, buon weekend a tutti. Ciao, 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 ciao.